Buon giorno a tutti, queste sono le sette belle cascate. A parte sta cosa alla figlio di Piero Angela, fatto da Neri Marco Re, all'Alberto Angela, queste sono le sette cascate di La Falda. Allora, ne possiamo contare, mazza fa freddo, mi sono tolto il giubbottino per fare io stupido. Devo contare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questo è quello che c'è alla falda, sinceramente, c'è un lago, c'è questo, e questo sì. Non è l'Iguazú, però è carino. Se fosse stato un po' un'altra stagione sarebbe stato carino, c'è lo spazio per fare i barbecue, tutto bello. Adesso invece c'è un po' di puzza, diciamo, perché l'acqua è un po' stagnante. Quest'albero è bellissimo visto contro luce, però il sole se n'è già andato. E vedete qui? Lì sopra c'è il lago. Lì sopra da quella parte c'è il lago. E questo è il mio zaino, questo è un prodotto naturale, questa è basura. Questi sono sassi scritti e facciamo una ripresa un pochino più carina delle sette cascate. Sono sette, anche se famo pure sei e mezzo, perché insomma questa qui è un po' il prodotto dell'uomo questo. Ma la cosa più bella di queste sette cascate è la parte inferiore, guardate qua, guardate qui che spettacolo di queste sette cascate. La parte inferiore è la parte più bella delle sette cascate. Guardate qui che colori, emozionante quasi. Guardate qui che bello. E rifacciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai. Un saluto, ciao, da La Falda. Questa cartolina di... E mi hanno detto, La Falda ci stanno talmente tante cose, ci dovrebbe essere il museo dei treni in miniatura, ma io non ci andrò mai. Forse perché è descritto nella Lonely Planet, quindi non ci andrò mai. Mi hanno detto di andare a vedere una casa. Quella casa è bella, quindi non ci sarà tantissimo, è meglio la natura di La Falda, questo sì. Queste qui sono ovviamente artificiali, però quelle sette cascate sono vere. Ciao a tutti!